Ciao splendore, come stai? Spero che tutto proceda al meglio. Io, come sempre, te lo auguro di cuore, ma se così non fosse, spero che con questo video show and tell possa aiutarti a liberare un po' la mente. Ricordati di aiutarmi sostenendo il canale, semplicemente mettendo un like e lasciando un commento, quello mi fa sempre piacere personalmente leggerlo, ecco. E niente, poi se ti va di fare qualcosina in più per il canale, ci sono tutte le varie opzioni giù nell'info box. Comunque, iniziamo subito perché vi devo mostrare tante cosine. Perché mi hanno, diciamo che vi devo mostrare dei prodotti che mi hanno regalato per il mio compleanno. Degli amici mi hanno fatto questo pensierino insieme. E siccome sono appunto prodotti di bellezza, sono tutti di Yves Rocher, ho pensato così di fare un video dedicato, ecco, a questi prodotti. E tra l'altro vi faccio vedere la busta, dove hanno messo il regalo, che è troppo carina. Ed è anche grincolosa, come potete sentire. Non so se adesso riesco a farvi vedere. Così si vede, c'è questo bellissimo rossetto. Un sondaggio su Instagram dove appunto vi chiedevo se Instagram sono abbastanza presente, devo dire, quasi tutti i giorni pubblico una storia e in questo modo possiamo sentirci anche nei giorni in cui non sono previsti video qua sul canale. Fammi, nel caso insomma ti possa interessare, tutto giù. Ora iniziamo veramente. Senti tutti questi rumori super grincolosi perché ho cercato di riprodurre la confezione. Contenuta tra l'altro dentro questo contenitore in legno, quindi che sarà anche molto molto utile anche per altre cose, non solo per contenere all'interno questi prodotti. Ora appoggio sulla sedia e tiro questo nastrino, ovviamente me lo conserverò. Si è creato un nodino. Questo nastrino me lo conserverò perché è troppo troppo carino. È veramente bellissimo questo per questo. Allora prendo un prodotto alla volta random. Vediamo. Allora,
sia sbagliata. Molto, molto, molto natalizio effettivamente come profumo. Non so spiegarvi. Dice solamente che appunto è ah, ecco, qua c'è scritto qualcosa in italiano. L'unica cosa che c'è scritta però è sapone liquido per le mani, fiocchi di neve. Ah, avevo ragione, note di mandorla bianca. Ok, perfetto. Che siano tutti alla mandorla bianca, immagino, sì, tutti per il momento, ma credo che lo siano anche gli altri, tutti alla mandorla bianca, quindi questo è un latte corpo. Apriamo. Oh, è veramente buonissimo. Invece è un bagnoschiuma, sempre mandorla bianca appunto.
Vedere se ho capito bene. Sì, è un olio per la doccia. Ah, ma praticamente esistono sì bagnoschiuma olio. Non so se sto dicendo una cavolata, vediamo un po' se c'è scritto qualcosa. In the shower. Carina però questa idea di un olio, deve essere molto idratante ed in effetti più è idratante più è ideale per la stagione invernale. Beh, non avendo mai provato un olio corpo, un olio doccia, volevo dire un olio doccia, sono davvero curiosa, poi vi farò sapere nel caso, deve essere molto molto idratante e appunto perfetto per il clima invernale. Sì, tornando anche a quello che preferiti del mese, che sto usando spesso proprio un olio alle mandorle, e utilizzare anche
sembra che niente, quindi tutto quanto, come vi stavo dicendo, contenuto qua dentro. Video.